viaggio verso l'Inghilterra per recuperare i puntali della regina, Porthos, Aramis e Athos vengono bloccati dagli uomini del cardinale in tre imboscate. Il giovane D'Artagnan riesce invece a imbarcarsi prendendo il posto ai documenti del conte di Vard e ad arrivare al cospetto di Buckingham. Il duca si rende conto con sgomento che 2 dei 10 puntali gli sono stati sottratti da Milady. Per fortuna, il miglior orefice del regno prepara 2 copie perfette dei gioielli. D'Artagnan può ripartire velocemente e arrivare proprio all'inizio dello sfarzoso ballo di corte. Già pronto al trionfo, Richelieu rimane sbigottito nel vedere la regina con la parure completa e fa buon viso a cattivo gioco. Durante il ballo, Costanza avvicina D'Artagnan, lo conduce dalla regina e gli dà appuntamento per la sera dopo. Il giovane guascone è al settimo cielo e la sua prima avventura galante a Parigi. Arrivato sul luogo dell'incontro, però, scopre sconvolto che Costanza è stata di nuovo rapita dal suo acerrimo nemico Rochefort, arrivato prima di lui. Affranto, preoccupato per il suo amore, D'Artagnan non può che obbedire a Tréville. Si allontana per qualche tempo da Parigi e va a recuperare i 3 moschettieri dispersi per la Francia.